sindacati hanno già ampiamente parlato, sono il stesso consiglio della Villa Campania, hanno già ampiamente parlato di tutte i lavori, di tutto quello che facciamo sul territorio. Mi sembra adesso andare a rimarcare ancora di più il nostro operato che è conosciuto. Invece io voglio, e sarò molto molto breve, mi rivolgo ai ragazzi a cui il mio applauso per questo lavoro che hanno fatto, e vorrei dare solo una cosa, un messaggio di speranza. Vorrei dare un messaggio di speranza. Normalmente quando si fanno i convegni, quando noi donne parliamo, spesso ci lamentiamo dei corsi che non abbiamo in politica, del purtroppo delle violenze che subiamo. Io sono una persona molto ottimista e credo molto nei giovani, insegno anch'io, oltre che fare sindacato, credo molto. Salutiamo qui Sabrina, non ti preoccupare. Ognuno di noi deve portare a termine un proprio lavoro, un proprio impegno. Se ognuno di noi farà questo, il futuro può cambiare. È un futuro cambiato per le donne, è un futuro migliore anche per gli uomini, perché è un futuro dove tutti quanti possono vivere.